Era stato il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi a chiamare in causa il Partito Democratico e l'Associazione Teramo Nostra sulla vicenda del teatro romano e del taglio dei finanziamenti operato dal Ministero dei Beni Culturali guidato da Dario Franceschini. Secondo il primo cittadino, i rappresentanti locali del Partito Democratico non si sarebbero indignati a seguito della esclusione del progetto di riqualificazione del teatro romano Teramano dal miliardo di euro che il governo ha messo in campo nel piano strategico di turismo e cultura. Il sindaco aveva anche dichiarato di avere tutta la la documentazione necessaria e uno studio di fattibilità pronto, ma di non aver dato corso al progetto esecutivo per l'incertezza sul finanziamento delle opere. La stoccata ovviamente ha provocato la risposta del PD, che rimbalza la responsabilità per una vicenda che va avanti da anni. In questa occasione non si è eh, perso un finanziamento. La verità è che il sindaco Brucchi e l'amministrazione eh, comunale di Teramo non ha creato le condizioni per ottenere il finanziamento per il recupero funzionale del Teatro Romano. Per un dato molto semplice, perché non ha presentato alcun progetto al ministero. Ma non l'ha presentato perché il progetto dopo tutti questi anni ancora non c'è, non solo non c'è un progetto esecutivo, ma non c'è un progetto preliminare, neppure preliminare. Siamo uno studio di fattibilità, quindi una fase decisamente embrionale. Eh, ormai sono sei anni da quando il Consiglio Comunale ha approvato eh, lo studio di fattibilità. Infatti io trovo anche molto bizzarro il fatto che in, questi, in queste ore il sindaco si stia lamentando di non aver ricevuto una telefonata da parte, da parte del ministro. Io non credo che Franceschini abbia chiamato gli altri sindaci per indicare loro l'iter burocratico. Che si, doveva, che si doveva seguire. La realtà è una sola: chi si è scordato veramente di Teramo i Brucchi.